A Verona vince il fattore campo, vince la determinazione degli uomini di Pillon, vince un Chievo che a referto travolge la regina, ma che in realtà non lo fa sul campo, o perlomeno non lo fa fin dall'inizio. La gara nel primo tempo è equilibrata, con i padroni di casa che studiano gli avversari e la regina che, sull'entusiasmo dell'ultima vittoria contro la Samp, si butta a capofitto e attacca a colpi bassi. Un primo tempo con dignità dunque per Mazzarri e con scarso merito invece per Pillon e per i suoi uomini. Inspiegabile dunque come nel secondo, quando al minuto numero 2 Amauri di testa inchioda il primo gol della partita, l'equilibrio della gara vada in frantumi. La regina, è vero, fatica lontano da casa, raramente ribalta il risultato e ha la tendenza a subire il tracollo, ma da qui a spiegare la sequenza di schiaffi che il Chievo le infligge ce ne vuole. Per capirlo bisogna prendere atto del fatto che il Chievo, a differenza della regina, non ha più la testa da piccola squadra. È cinico e non perdona. Pellissier, appena entrato per Tiribocchi, si trova nei piedi il primo pallone della partita e senza pensarci lo schiaffa dentro. Un 2-0 che già chiude il match e che per il piccolo Chievo della provincia forse potrebbe bastare, soprattutto visto che il tempo passa e la regina non dà segni di vita, fatta eccezione per la traversa che uno sperduto Amoruso coglie di testa al 36esimo. E invece no, il Chievo insiste, ma Lagossi srotola sulla sua fascia e lancia Semioli verso l'area avversaria. Ingenuo l'intervento di Tedesco, che commette un fallo a cavallo del limite dell'area. Per l'arbitro Stefanini è rigore e Amauri al 43esimo sigilla così la sua personale doppietta, la seconda in questo campionato dopo quella a Palermo. A completare la disfatta della regina ci pensa poi De Rosa, che nei minuti di recupero regala a Pellissier una nuova occasione. Lo squalo non se la lascia sfuggire e con il 4-0 conclude una partita dominata sul campo dal Chievo e riassunta in schedina da una bugia.